Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisavape, benvenuti nel mio canale dove si parla di e-liquid, sigarette elettroniche e tutto ciò che appartiene al mondo dello svapo. Sto facendo questo video perché mi stavo ritrovando a rigenerare, ho detto a che ci sono, faccio la recensione del cotone che ho sempre mostrato da quant'è che ho comprato il primo dripper, il Druga, il cotone che ho sempre utilizzato. Volevo fare la recensione per farvi conoscere il Native Wix Platinum Blend, come mi trovo, che tipo di cotone è, se è buono, se non è buono e tutte queste cose. Siccome già ho finito di fare la resistenza, stavo per mettere il cotone, lo faccio con voi così posso descrivere il cotone. Allora, questa è la confezione su cui vi arriva, quindi bel packaging, dove troviamo questo totem stile indiani d'America con la scritta Native Wix Platinum Blend, e poi sotto il sito proprio della Native, e qua sotto Facebook e Instagram, bandiera degli Stati Uniti, perché già dal nome si capisce che è un marchio, una marca americana, una marca che viene dagli USA. Questo è il cotone. Allora, io questo cotone l'ho preso circa 3 mesi fa, l'ho preso a settembre, l'ho preso a 9 euro. Ho detto, mi dicono che rigenerare economico 9 euro, eppure guardate qua quanto cotone c'ho ancora dopo 3 mesi di utilizzo, considerando che all'inizio qualche rigenerazione mi veniva male, a volte ne mettevo poco, insomma, un po' di cotone così a caso è stato sprecato. Quindi, con tutto ciò, ancora c'ho questo bel pezzo di cotone. Lo trovate dentro questa busta, proprio in questa forma qua, tipo serpente, tutto così a S all'interno. Allora, è molto molto bianco perché è completamente purificato e quindi sono state tolte qualsiasi tipo di impurità, è bianchissimo. Al tatto è qualcosa di meraviglioso, veramente. Al tatto è molto morbido, soffice. Allora, se posso fare un paragone, l'unico altro cotone che ho utilizzato è il cotone Muji. Questo mi sembra molto più morbido, molto più soffice, è molto più bianco. Quindi, sotto questo punto di vista, è favoloso. Allora, andiamo a prendere un pezzo, ne andiamo a mettere sul nostro waspanano e poi andiamo a bagnare direttamente. Allora, prendiamo un pezzo di cotone, si fa così, il resto lo posiamo. In base al vostro atomizzatore, in base alla grandezza della coil, vi sapete regolare, lo prendiamo andando ad aggiustarlo, a raffinarlo, vedete? Lo vado ad allungare leggermente nei bordi così, fino ad avere una forma più compatta. Poi vado a fare, diciamo, due punte per farlo passare. Allora, il cotone, quando noi cotoniamo, deve essere giusto, né troppo poco né troppo. Se è troppo poco rimane spazio tra la coil e il cotone. Quando andiamo noi a vaporizzare, quindi schiacciando il tasto, non tocca il cotone, non tocca il liquido e crea soltanto spot, e praticamente noi svapiamo la resistenza bruciata. Se è troppo, quando l'andiamo a infilare, andrà a deformare proprio la resistenza perché se la tira. Quindi deve essere giusto, deve passare, la deve avvolgere tutta. Qua si è fatto un pezzettino in più. Comunque, la punta l'abbiamo fatta, ve lo faccio vedere da vicino. Tiro la punta, lo prendo dal lato, vedete? Così, vedete? Fa fatica ma non troppa. Fa fatica ma non troppa. Mi fermo a metà ed è bello che è cotonato. Vado ad aggiustare pure dall'altro lato. Quindi da posizionare è facile, si lavora molto facilmente come tipo di cotone. Andiamo a tagliare gli eccessi. E con la nostra pinza ricurva lo andiamo a posizionare, così non andate a pressare cotone in più che vengono cose orribili, poi non passa bene il liquido, non si alimenta bene, il giusto. Lo andiamo a piegare e lo andiamo a mettere. Con la scusa della recensione sul cotone, per l'ennesima volta, perché non si sa mai, magari uno sta vedendo questo come primo video, vede come si posiziona il cotone, soprattutto all'interno di questo dripper, all'interno di questo RDA.
il wasp nano. In caso non lo volesse sapere qualcosa di più, sappia che ho fatto sia la recensione del wasp nano con l'Apico che come si rigenera il wasp nano. Trovate i video nel canale. Oggi stiamo parlando del cotone. Quindi il cotone è questo qui, molto molto bianco come potete vedere. Adesso lo andremo a bagnare. Ho dimenticato a prendere un liquido. Lo bagniamo, lo bagniamo. Usiamo Annie Bonny. Usiamo Annie Bonny, che per chi non lo ricordasse o non ha visto il video, è biscotto, marshmallow e cioccolato. Siccome io adoro i liquidi dolci, ma proprio li adoro, lo vado a bagnare con Annie Bonny. Anzi, andiamo qui, faccio vedere. Andiamo a bagnare. Lo sto drippando semplicemente perché ho la boccetta vuota, quindi invece di perdere intanto il tempo di riempire la boccetta, lo drippiamo all'antica, come si è sempre fatto. Allora, lo bagniamo e vediamo l'assorbimento. Allora, ha un ottimo assorbimento del liquido. Assorbe subito e assorbe tantissimo liquido, che a livello aromatico è una cosa giusta, spettacolare. Certo, a livello di consumo vi fa consumare leggermente di più. Vediamo se l'attivazione. Bagniamo un altro po'. Questo rumorino vuol dire che la nostra attivazione, il nostro cotone è partito. Perfetto. Andiamo a fare la prova di svapo. E poi vi dirò cosa ne penso del Native Wicks Platinum Blend. Lo metto qua così vi ricordo di che cosa stiamo parlando, cosa stiamo recensendo oggi. Andiamo a fare la nostra prova. Adoro questo liquido, è buonissimo. Buonissimo. L'incrocio tra marshmallow e cioccolato sembra proprio prendere un marshmallow, fare la colata di cioccolato, immergerlo nel cioccolato e mangiarlo. Cioè, buonissimo. La consistenza e la dolcezza del marshmallow unita al gusto del cioccolato. Comunque, questa è una recensione già fatta. Se volete, ve lo andate a vedere. Ma lo dovevo dire perché è spettacolare. Per quanto riguarda il cotone, prende benissimo il liquido, ogni filo di cotone si impregna di liquido e rilascia liquido, ci dà una sensazione aromatica che è veramente spettacolare. Se lo devo paragonare al Muji, lo preferisco molto molto di più. Uno, a livello aromatico, secondo me dà molto più aroma, e due, un'altra cosa, che per andare in stecca con questo cotone ce ne vuole davvero tanto, perché pesca tanto di quel liquido, ogni fibra di cotone è imbevuta di liquido, che andarlo a seccare veramente ce ne vuole di dimenticare di drippare per tanto tanto tempo, a differenza del Muji che mi andava in secca, praticamente steccavo quasi subito, facevo 4-5 tiri e dovevo drippare di nuovo perché già era secco. Questo no, questo rimane sempre imbevuto di liquido. Questo è il motivo per cui, insieme al dripper che utilizzate, perché è ovvio che il Wasp Nano rispetto al Druga consuma qualcosina in meno, però favorisce a consumare di più. Niente, ottimo, promosso veramente a pieni voti. Questo è, praticamente facendo un paragone qualità-prezzo, a me sembrava caro, 9,50 euro, 9,90 l'ho preso, però lo uso da 3 mesi, ancora ce n'è tantissimo. Un cotone che vi dà una sensazione aromatica favolosa, cioè riuscite a sentire tutte le note aromatiche, non va mai in stecca, non steccate mai, veramente, fare steccare questo cotone ce ne vuole. Farlo bruciare, idem, la stessa cosa, perché una volta che non asciuga quasi mai, perché beve tanto liquido e si impregna molto di liquido. Come vedete, già ho fatto abbastanza tiri e il cotone è ancora bagnato, ancora
imbevuto di liquido. Quindi io ve lo consiglio, non so come rende sul tiro di guancia perché io non ho atomizzatori da tiro di guancia rigenerabili, però per me, per mio gusto personale, se voi andate in Flavor o in Cloud, io ve lo consiglio veramente, un ottimo, ottimo cotone. Quindi promosso, promosso, promosso. Ne prenderò altri per variare, per fare altre recensioni, per vedere se trovo di meglio, per parlarne con voi, per farvi le differenze. Però devo dire che questo è stato un ottimo acquisto, sia come quantità che come prezzo e soprattutto come qualità. E niente, con questo concludo dicendo che a prescindere da quello che dico io, prendetelo e provatelo voi, perché come dico io, ogni lassata è pièce. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere se voi lo conoscete, se lo preferite su altri setup, se preferite altri cotoni. Condividete il video, iscrivetevi al canale di Zisavape per rimanere aggiornati sulle prossime recensioni. Io vi saluto, alla prossima!